la Juventus si prepara a ospitare il Valencia nella quinta giornata del gruppo H della Champions League. Quello contro gli spagnoli sarà il primo match point dei bianconeri, che con un successo centrerebbero la qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Alla vigilia della sfida, il tecnico juventino Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di domani sera. Il campionato è ancora lungo, e da qui a fine anno abbiamo un calendario molto complicato. In Champions, invece, dobbiamo fare un passetto alla volta. Domani cerchiamo il passaggio del turno, contro un Valencia che rispettiamo molto e che è in un buon momento di forma. Hanno perso solo una volta nelle ultime 10 e verrà a Torino per tenere vivo il discorso qualificazione. Sarà fondamentale non ripetere il blackout visto con lo United. Desktop minore di spend class uguale notification / spangazzetta txerix link copia embed copiati potrebbero interessare. Anche questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Punto. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clic a qui. Accetto security warning. Please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Formazione. Allegri ha elogiato l'atteggiamento dei suoi al rientro dalla sosta. Abbiamo lavorato molto sulle palle inattive. In entrambe le fasi è questione di attenzione. Domani torneranno Matuidi e Chiellini, davanti giocheranno Dybala, Mandžukić e Ronaldo, ma non sarà facile lasciare fuori qualcuno perché tutti stanno bene fisicamente e mentalmente. È fondamentale che tutti abbiano l'obiettivo comune di portare a casa dei trofei, magari tutti quelli ai quali prendiamo parte. La crisi del Real? In una stagione conta essere pronti a marzo, quando si decidono i campionati cominciano le gare a eliminazione diretta. Ed è lì che noi vogliamo arrivare nelle migliori condizioni. De Sciglio? Ha preso una botta, valuteremo domani se riuscirà ad andare in panchina. Vialli, Allegri ha mandato un messaggio anche a Gianluca Vialli, che ha scelto di rendere pubblica la sua battaglia combattuta contro un brutto male. Vialli si sta dimostrando un combattente nella vita, come lo era anche in campo. Sono convinto che ce la farà, anche grazie al coraggio che ha dimostrato nel rendere pubblica la sua battaglia.